diventa rivista, perché una piazza come quella forse anche per chi deve parcheggiare, perché magari lavora in centro, magari è più agevole Piazza Granchi, scusa Bianchi, se no è più agevole parcheggiare una piazza vicina come Piazza Granchi, è più vicina al centro, e non magari andarla a mettere allo stadio. E siccome quella piazza è pressoché semi vuota, se non di più, io se poi non ci dovesse essere una rivisitazione delle scelte, preannuncio che comunque almeno noi come gruppi consigliari comunisti italiani cittadini per Marconcini proporremmo un qualche documento, perché ci sembra uno spreco, ecco, una piazza adibita a parcheggio centrale a quella maniera, vederla a parte il sabato e le domeniche in cui sono i negozi aperti, però se ci passate nei giorni lavorativi Piazza Granchi è sempre vuota, insomma. Grazie consigliere, ci sono altre dichiarazioni di voto? Bartalucci, prego. Sì, no, semplicemente per dire che noi non abbiamo mai considerato con superficialità questo problema dei parcheggi, tanto è vero che non abbiamo mai nascosto che esisteva un problema di parcheggio o comunque una criticità come qui viene detta dall'ufficio, tanto è vero nella precedente consigliatura abbiamo fatto uno studio importante complessivo che ha dato, come dire, ha iniziato a dare delle soluzioni che sono sotto gli occhi di tutti. Cioè, io è del tutto evidente che la situazione da quando è stato attuato diciamo il provvedimento che abbiamo adottato con questo consiglio comunale, la situazione in città è cambiata in positivo. Certo, restano da fare anche altre cose, però mi pare una sottolineatura doverosa, come dire, che poi anche in questa osservazione viene ripresa in modo coerente da parte dell'ufficio, cioè la proposta di miglioramento del regolamento urbanistico, che in generale il regolamento urbanistico che è costituito da queste osservazioni che sono in discussione in queste tornate del Consiglio Comunale, tendenzialmente tendono a migliorare, come dire, sono più favorevoli rispetto a un'interpretazione più rigida del passato, ma soprattutto per quanto riguarda questa criticità, che è una criticità normale, che viene affrontata attraverso un provvedimento di carattere tecnico che va nel senso di favorire ulteriormente questo tipo di approccio. Quindi poi sicuramente non mancheranno le occasioni in futuro per ricollocare all'interno di una previsione urbanistica più generale anche la problematica importante come quella dei parcheggi, dove affrontare anche i problemi più di dettaglio che diceva Petrillo. Però ci preme sottolineare che questo comune ha fatto della sosta un punto di forza, del proprio mandato, proprio perché secondo noi c'era un problema che andava affrontato in modo adeguato. Grazie. Grazie consigliere, altre dichiarazioni di voto? Non ci sono altre dichiarazioni di voto, scrutatori, quanti sono i votanti? Allora, 30 votanti. 30 votanti, metto in votazione l'osservazione numero 48. Chi è favorevole? Diciannove favorevoli. Chi è contrario? Nessun contrario. Chi si astiene? 11 astenuti. 11 astenuti. Osservazione numero 49. Prego. Allora, l'osservazione numero 49. Nell'osservazione 49. Sì, scusi, ingegnere. Scusate, volevo interrompere un po', però non voglio esagerare. Posso fare un intervento? Due minuti? Se non vi dispiace. Beh, è una mozione d'ordine. Sì, io mi dispiace, sono venuto in ritardo, avete parlato di un argomento. Mi devo ritirare dal consiglio, però volevo un due minuti. Prego. Sì. Scusatemi molto.
So che avete parlato diciamo di una faccenda che è successo su via Roma, un negozio che ha lasciato un manifesto. Per me questo manifesto è una reazione alla proposta del sindaco di impegnarsi al massimo con delle azioni concrete per poter un po' rispondere a questo clima d'odio verso gli immigrati. A me mi dispiace che in questa città che si è impegnato tanto e che si sta anche impegnando, abbiamo discusso l'altra volta, non c'era nessuno non ha posto azione contraria. E purtroppo la prima reazione che viene dalla città, viene dai cittadini, viene da un cittadino, da un negozio della città per fare il primo passo, ma un passo negativo. Questo veramente questo viene a indignarsi, questo è un disagio per la città, io penso. Spero che gli interventi che sono stati fatti sono stati interventi a condannare questo, io non c'ero. Però vi voglio ricordare che i cinesi al di fuori del territorio italiano, ho visto dei cinesi in Francia che parlano benissimo il francese, ho visto dei cinesi in Germania che parlano benissimo il tedesco. E vi voglio dire un'altra cosa che forse vi sorprenderà: ho visto qui in Italia un cinese che parlava benissimo il mio dialetto. Non è una lingua, il mio dialetto. È andato a casa mia, era commerciante nel mercato centrale, l'abbiamo incontrato qui nell'autobus, parlava perfettamente il mio dialetto. Allora io mi vado a chiedere perché il cinese in Italia non riesce a parlare l'italiano o fa più tempo a parlare l'italiano. Dobbiamo chiedersi, dobbiamo trovare il male, dobbiamo trovare anche la soluzione, il rimedio a questo problema. Mi dispiace tanto se ho interrotto questa discussione, però io sono molto indignato, perciò mi ritiro di quella seduta per riflettere ancora di più a questa faccenda e spero che non saranno più i negozi o altri posti della città che daranno le prime reazioni, le prime azioni che noi città, noi rappresentanti del Consiglio dobbiamo fare. Spero anche che queste faccende non si ripeteranno più. Io penso, l'ho già detto precedentemente anche ai colleghi che sia di Alleanza Nazionale, che sia di Forza Italia, e le ripeto, possono dare un segnale forte a chi ci rappresenta sul primo piano, sul piano nazionale, perché questo è il clima d'odio che si sta divulgando, ma proprio dalle istituzioni superiori, dai ministeri, dal governo, per lasciare la popolazione nella confusione. Questo proprio, io penso, devono riuscire a dare un messaggio forte ai loro rappresentanti proprio nazionali per dire basta creare questo clima d'odio, perché non si può andare avanti così. Abbiamo detto l'altra volta che una situazione peggiore di Rosano può arrivare, e questi sono segnali da non sottovalutare. Vi ringrazio, scusatemi dell'interruzione, ma sono un po' indignato di questa faccenda. Bene, allora proseguiamo con la trattazione delle osservazioni. Eravamo arrivati alla numero 49. Prego, ingegner Santoni. Con l'osservazione 49 l'ordine, i rappresentanti dell'ordine chiedono che vengano enunciati con chiarezza quelli che sono gli incentivi nell'articolo 20. Vi ricordo che all'articolo 20 è stata introdotta dalla variante un nuovo comma che è quello di concedere incentivi a chi dedica
almeno il 10% in termini di superficie utile lorda all'edilizia sociale.